una sorella troppo bella, si chiama Nutella. Impazzita. Ogni giorno mangia la cioccolata invece della Nutella. Brava, grande. Ciao ragazze. Ciao ragazzi. Eccoci qua. Yeah. Nuovo video. Due volte yeah. Perché è un video che ci avete tanto tanto richiesto, in compagnia della mia sorellina Nancy Amara. E cosa c'è nella mia borsa? Cosa c'è nella borsa di Nancy? Me l'avete un sacco richiesto, perché io postavo su Instagram le foto della borsa Michael Kors e quindi mi avete chiesto. Sì, perché per chi non lo sapesse, sì, anche Nancy c'è su Instagram. Se la volete, sì, seguire, Nancy Amara trattino basso, come me, come lei che è bassina. E quindi in tante le ragazze ti chiedevano, è vero? Sì, perché piaceva sta borsa che me l'hanno regalata. Non è uno sponsor di Michael Kors. Chi te l'ha regalata? Mia sorella. È una persona molto speciale. Sì, che ti vuole tanto. Praticamente perfetta. Sì, esatto, come Mary Poppins, praticamente perfetta. Mi hai specificato che l'ho comprata con i miei soldi e Michael Kors. Sì, me l'hai regalata tu con i tuoi Michael soldi. Michael Kors non ci ha sponsorizzato il video. No, come però nessun video. Se Michael Kors ci vuole regalare una borsa, noi non la rifiutiamo. Sì, a moglie. Borse, vestiti, addirittura. Pur usate, roba sai. Qualsiasi cosa avanza, ce la regala. Vabbè, okay, okay, iniziamo subito a far vedere, perché loro le ragazze ti chiedono sempre, vogliono, sì, sapere, sì, cose su di te, ma tu mi non vuoi dire mai nulla. Allora, di te. Sì. Io mi andata a finire a sera, forse in bocca si è cercata di c'è anche tutto lo stesso da quello è normale, lo sanno loro. Come metti a posto? Vabbè, mi sono dimenticata cosa stavo dicendo. Secondo me stavi dicendo che attraverso la borsa brava scoprire qualcosa perché di ogni te. Donna nasconde tutto il suo mondo nella propria borsa, vero, quindi è vero tutto. Dai, quasi, finalmente. Conoscere finalmente il tuo fidanzato, no, non è che sta nella borsa, nella borsa di Mary Poppins, tirando tira pure il fidanzato. Ho appena visto il film di Mary Poppins, è vero, bellissimo, ce lo siamo rivisti negli ultimi giorni, abbiamo fatto una serata film assieme. Non mi scandalizzate per quello che c'è dentro, mi raccomando, mettete un bel pollice in su per la mia sorellina, così faccio tanti altri video con lei. Forse a me quel corso mi piace perché è capiente e ci sono tante taschine all'interno. No, allora c'è una taschina interna, quella di Roma, quella con la cerniera chiusa, dove ci metto tutte le mie chiavi. Ah, queste chiavi. Perché così non graffiano il telefono ed altre cose. E tanti portachiavi, sì, bellissimi. Allora, questo vuoi aiutare? Tu vuoi aiutare? Stai combinando. È caduto tutto. Comunque ragazzi, volevo dire sta cosa. Se sentite che Nancy parla un poco tipo così. Perché siamo raffreddatissime. Quindi c'ha sta voce un po' gnignia. Scusateci. Sono le chiavi di casa, questo della macchina e questo del lavoro, va bene. Ok, va bene, con tutti i portachiavi. Sì, ci sono, voglio dire, ci sono di due miei viaggi preferiti, di Barcellona con mio ragazzo e di Londra con mia sorella. Ah, che bello, ogni tanto mi nomina. Allora non sono proprio portafoglio, ovviamente. Sì. Se non è portafoglio non vai da nessuna parte. Citazione mia. Sono dentro, sapete, insomma, soldi, monete. Ci sono i soldi. Fammi vedere, va. Insieme, insieme, ci sta. 40, ci sta, ok, sei ricca, vabbè. Comunque è bello sto portafoglio. Cosa è importante secondo me avere il portafoglio di un colore diverso, brava, dalla borsa? Così subito lo trovi. Subito, se lo prendete nello stesso colore, non lo trovate, perché si nasconde. E poi a me piace, perché questo è il colore classico del portafoglio. Color camel, cuore, ok, perfetto. Oh, cos'è questo? Oddio, yeah, questo è bello, abbattere il telefonino. La ricarica del telefonino. Questo è il telefonino, questo sembra. Me l'ha dato mia sorella, questo era il suo vecchio. Era mio. Samsung Galaxy Note 3. Note 3, mi chiedete spesso che telefonino hai, questo, quello suo, perché lei mo c'ha l'iPhone. Sì, sì, da questo. Quando ho preso l'iPhone ho regalato a lei questo qua. Un buon telefono, secondo me sono i migliori questi due. Gigantesco, mi piace. Mi faccio tutte le foto, le cose. Okay. Così puoi navigare, puoi fare tutto. Poi ho, allora, questo. Praticamente, che dentro bello la borsa, che questo. Cosa, che bello. Questo è un porta. Porta cose miste, sì, dovrebbe essere un porta, porta cosmetici, sai, le ragazze si portano il trucco, le cose, sì, io non sono molto amante di portarmi il trucco, di mettermi a truccare mentre sto per strada, fare cifra, non so, come fanno le persone a portarsi la cifra e truccarsi, no. Lei, diciamo, mia sorella, se la mattina si sveglia e spende 30 secondi per truccarsi, c'è tanto. Infatti, ora mi vedete. A proposito di trucco,
Ma guarda, ti piace il mio trucco? Mi piace un sacco, il trucco nude, semplice. L'unica cosa che non mi piace è questa collana che... Sai, che già c'hai una maglia particolare, con brilletti di pelle. Pure lei, oh no ragazzi, ditemi voi. Non lo so, è un po' un tocco, sai. Ho fatto pensando a te, ho detto, ma faccio un trucco leggero. Vabbè, comunque questo, insomma, borsellino, bello. Vediamo cosa c'è dentro. Color bordeaux, ovviamente, che è il tuo colore preferito. Bordeaux, ovviamente, che è il tuo colore preferito. Dopo il viola. Ok, andiamo. E cosa c'è? Allora, queste sono... Le caramelle, queste me le hai prese tu l'altro giorno. Sì, sono buone, sono delle caramelle alle erbe, senza zucchero, senza glutine, con tutte erbe, sono la belle. Cosa bella di queste caramelle, queste Nicola, che io infatti compro spesso anche per me, che non hanno lo zucchero, però non hanno neanche aspartame, nulla, sì, sì. Sono dolcificate con la stevia. Sì, sì, è vero, è vero. Sono, e poi sono molto molto buone. Però non ne mangiate molte, perché il consumo eccessivo potrebbe avere effetti la salita. Oddio. Dio. Va bene, no, ci vediamo domani in questo video. Dai, c'è dei camioncini, camioncini dei camioncini vari di crema colpo addolcente, crema anti rughe, se mi esce una ruga, se ti esce una ruga, fazzolettini, sempre raffreddore, ma sempre ce l'ho, ma lei c'ha sempre altro pacchetto di fazzolettini, tu prendi la roba, vabbè, queste sono cose femminili, segrete. Questo è lo specchietto a forma di cuore, no, è bellina Nancy, perché non si è tolta nulla, ha lasciato la borsa così. Vabbè, che devo fare, bollettina per i capelli, perché io non sopporto i capelli sciolti, quindi li leggo con la molettina. Brava, con bellina sta molettina a fiore, brava Nancy. Poi c'ho il burro cacao di Candida Dolce, mi hai regalato tu. Burro cacao che ho fatto io, fatto in casa, che è buonissimo. In inverno solo questo mi toglie tutte le pellicine, le labbra, io ho le labbra secchissime, con questo subito si idrata. Che questo qua vi ho fatto anche il video tutorial per farlo in casa, è buonissimo. E poi è bello perché lascia le labbra lucide, tipo lucida labbra, io che non mi trucco molto. Anche io lo amo molto. Poi ce l'ho pure un altro, questo, perché questo è a vaniglia, perciò mi piace il burro cacao. Sì, vabbè, anche io sono molto avanti in brava. C'è un cerotto? Vabbè. Siete, sei fatta la tua. Poi c'ho due rossetti nude, casomai, per l'emergenza. Non certo. Di trucco. Due colori uguali, rosa e beige, tutti e due. Madonna. Uno bene, costa un essence. Identici. Ok. Finito questo, ho svolato tutto. Continuiamo. Troppo carino. Faticato, ragazze. C'ho gli occhiali da sole, perché qua anche in inverno ci vogliono occhiali da sole. A Napoli c'è sempre un sole splendido. Sì, sì. Quindi i miei Ray-Ban, che lei poi mi ha comprato. Sì, sì. I Ray-Ban, questi qua ce l'ho prima, li sono comprati pure io. E lei li ha comprati per prima, io me ne sono innamorata e me li sono comprati pure io. Sono marroni. E la cosa bella è che le Ray-Ban non costano tanto, quindi perciò me le sono comprati. Biscotti? Dai, che biscotti! Perché sono belli? Perché tu ti viene l'angorino, grazie, ti viene il mal di stomaco. Sì. Allora se non mangio svengo. Questi sono buoni, sono integrali. Buoni, questi qua sono quelli là col cuore, senza olio di palma, sono buoni. Vabbè, che c'è qua? Cioccolato fondente. Non ce l'ha fatto, il cioccolato, ciao. Il cioccolato è scafondente con fave di cacao. Ma se la colossuma è croccantissimo, non ce l'ha fatto, buono, ragazzi. La cioccolata pure dietro. Che fa? Non è buono. Comunque questa cioccolata è buonissima e anche io la adoro tantissimo, devo dire la verità. È quella là con i pezzettini di cioccolato in bocca che acchiappi, cioè praticamente è con fave di cacao dentro, biologico, dell'arce nero, e ogni tanto stanno queste cose di cioccolata, ma non è troppo buona, che ogni tanto mi mangio un pezzetto. No, ma sai perché? Pure perché da un po' di colore. Ma un pezzetto è finito, non c'è nulla dentro, cioè ma già ce l'avevo mangiata, ma si è portato un po' appresso, ma no. Ma chi la dividi? Puoi far credere che la dividi con qualcuno, ma chi ti crede che sei una volontà che la fiamma, ragazza? Non c'è più tanta roba. Vabbè, poi c'ho questi guanti. Come sono questi guanti? Ah, sono le punte. Sì, sono praticamente questi sono touch, se così. Che cari, veramente. Me l'ha regalati, questi me l'ha regalati mia ragazza quando stavamo da Tiger. Siamo andati, me l'ha regalati perché mi ha detto niente a me. Perché mi vedeva sempre con questo telefonino, avevo freddo. Ha le detto punte così. Touch. Puoi scorrere le foto con la... li regali? No, come te la regalati, no. Ma poi con le punte bordeaux, ovviamente. 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 De qualità sto ragazzo, cioè, non allora, poi di ancora così. La penna, la penna della Kitty, carina, la penna della Kitty. Ah, poi c'ho questa, la mia agendina segreta. No, non muore, non salvo la morte, che è che scrivico. Ma ci sta qui. Vabbè, scrivo i miei impegni, ma anche per esempio delle frasi, dei pensieri che mi vengono in davvero mente. Sì, mi piace, pensieri d'amore. Pensieri d'amore, ma... Vedete.
pensieri d'amore. Pensieri d'amore per il tuo fidanzato. Sì. Oppure per te, a volte pure sì. Sì. Delle sì. Poesie. Parolacce sua. Le parolacce a me. Una poesia dedicata a te. Dice. Una sorella troppo bella, si chiama Casitella. È impazzita. Ogni giorno mangia la cioccolata invece della Nutella. Brava, grande. Non è vero che scrivo queste stronzate. No, vabbè, comunque devo dire sta cosa, perché Nancy è una ragazza molto riflessiva, molto, le piace molto queste cose sentimentali, molto romantica. Allora si mette qua sopra e scrive tutte frasi, pure sul tuo Instagram. È vero, mi mette piace. Mette tutte frasi, mi piace proprio. Frasi. Anche frasi inventate da lei oppure di famose. Gli piacciono proprio queste frasi. Guarda, leggi la frase che c'è scritta qua. Infatti è proprio bella. Il saggio non dice tutto quel che pensa, ma pensa tutto ciò che dice. E tu sei saggia? No. Non pensi tutto ciò che dici? Io sì. No, vabbè, a volte dico anche cose che non penso. Lasciamo già. L'ultima cosa, ragazze, è finito. Oddio, non ci posso credere, è finita. L'ultima il libro che sto leggendo ultimamente. Grande, che cos'è questo libro? Questo mi piace perché è tascabile. Vabbè, l'arte di essere felice di Schopenhauer. Così non ti fa male la schiena che non è troppo pesante. Sì. Vabbè, ci sono vari pensieri, vedete, no, qualcosa da sottolineato. Roba proprio pesante. Un po' come libro. 50 massime raccolte in questo libretto. E ce n'è una? Ragazzi, mi vergogno. Dai! Ah, la leggo io. Una a casa, così. Evitare l'invidia, giammai sarai felice finché ti tormenterai perché un altro è più felice. Fantastica! L'invidia fa male. Questa è dedicata a Iete! Iete! Guarda, è una cosa apposta. C'è un'altra che è anche molto bella. Dopo aver pensato a quanti ti precedono, considera quanti ti seguono. Bellissimo, cioè, a parte gli scherzi che di haters non ce ne frega un cavolo. Ragazze, ci fa capire che noi non dobbiamo guardare solo a chi sta davanti a noi e dire ah, ma io potrei, dovrei, quello è meglio, quello. Guardate anche chi sta dietro di voi e quindi sentitevi sempre importanti, uniche, speciali nella vostra piccolezza. E più che altro guardate voi stesse, non guardate né davanti né dietro. No, io non guardo né davanti né dietro. Andate veramente avanti per la vostra strada. Sì, quello è importante, realizzate i vostri sogni e costruite invece di distruggere, che brava. Questa è la cosa più importante, costruite. Vabbè, dall'attacco. Ma che siamo diventati Schopenhauer? C'è entrato Schopenhauer nelle vene, siamo diventate filosofiche, no? Vabbè. Adesso dobbiamo fare qualche cazzata. Sì. Vabbè, la borsa. Allora, ragazze, evviva, secondo la borsa. Pollici in su per la mia sorellina Nancy. Mi è piaciuto, ragazzi. E mi raccomando, fateci sapere nei commenti quali altri video vorreste. Se raggiungiamo tanti like, vi farò anche un mio nuovo video. Cosa c'è nella mia? Allora, se raggiungiamo 8000 like, farai anche tu cosa c'è nella mia borsa. Sì, e tu hai di tutto. Di tutto e di più. Sconvolgenti, veramente. Ciao, vi mandiamo un bacio grande. Ciao.